Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, anche con la scalata con MV3. Siamo già subito in partita, uccisione confermata, lockdown, una partita già iniziata, ma vabbè, è uscita questa e vediamo di iniziare subito bene, direi, perché ci seccano immediatamente, quindi mi sa che qua è di nuovo ora di continuare con la solita sfiga. Bene, alla grande, però anche la Moab subito all'inizio, così una bella Moab, però una kill intanto la facciamo. La prima volta che porto una Moab sul canale, ma la subiamo subito da parte di qualcun altro, comunque penso qualche team che abbia fatto qualche allenamento strano, perché ha il simbolino dell'elite, comunque va bene sti cazzi, insomma, vabbè. E comunque migrazione dell'host, bene, iniziamo bene così. Direi che continua molto bene. Adesso deathmatch a squadre, sempre terminal. Vediamo di riportare una partita un po' più decente rispetto alle altre, perché MV3, come Ghost, non, come qualità di partite non sta andando molto bene. Quindi la vedo sempre più difficile e più dura, anche se con MV3 sono abbastanza avanti con i livelli, però ovviamente portare un Rogue Commander dal primo non ce la farei come tempo. Comunque qualche partita mi piace farla, vediamo cosa viene fuori. Roba brutta a come si sta guardando adesso, perché moriamo solo e non riusciamo a fare neanche una kill, perché non riesco a entrare in... Non riesco a entrare, vaffanculo, anche questo no, non riesco a entrare in partita, non riesco a mettermi in quadro, come si dice. Flashbang a caso, eccolo qua. Marker, questo stardo, oh, finalmente. Una kill, riusciamo a portarla a casa, una promozione per l'arma, probabilmente, 2700 punti che non fanno mai male. C'è movimento, grandissima, UMP45. Siamo a 2 kill, lì c'è del movimento con dei pallini rossi, lasciamo una flashbang, ma non va bene, non va a buon fine. Avviciniamoci ancora, qua ce n'è qualcun altro. Questo qua l'abbiamo preso, non ci ha fatto fuori lui, un marker bello e buono, ma eravamo in pre-fire netto, comunque va bene. Prendiamola così, dai. Qualcosa prima o poi, qualche partita decente prima o poi riuscirò a farla, cioè. Hitmarker, attenzione, qua c'è qualcuno. Intanto ci staniamo anche un pochettino da soli. Eccolo qua! Ho sbagliato tasto, vaffanculo. Per cambiare arma ho fatto una cazzata. Ho fatto una cappellata grossa come il mondo. Granata lassù in cima. Questo in faccia gli ho sparato. Bastardo, non farlo. È proprio morto male. Però mi ha dato assist, quindi voglio dire, sbagliato completamente il lancio della flashbang, che ci torna indietro e ci stanna da soli come sempre. Che palle, ragazzi, la partita non riesco. Ste serie su COD non riesco a fare delle partite decenti, sono proprio uno scarpone. O trovo gente fortissima o sono in squadra con dei babbazzi di minchia a livelli mega galattici. Non so che cazzo dire. Io comunque non sono forte e continuerò a ripeterlo fino alla fine, tanto infatti. Cobra nemico, vabbè, andiamo avanti. Però voglio dire, cioè, c'ho anche sfiga, cazzo, non mi va mai bene niente. Io non so se sia. Boh. Non so da cosa potrebbe essere portato, infatti. Ci sbucano davanti così. Vabbè, proseguiamo, dai, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Speriamo. La vedo difficile, molto grigia, però. Però si è passato sopra la testa, non ci ha fatto fuori. Hitmarker, intanto questo qua l'abbiamo visto bene per prima noi e l'abbiamo tolto di lì. Cecchino, anche di questo vedete che gira con le pistole da cecchino, gioca con i fucili normali. Sono insopportabili. Devono aver chiamato qualcosa di prepotente di nuovo, tipo un Reaper o la CC30, tipo nelle pistole, ma bombardare prova pesante, quindi sa che non è troppo una cosa sana esporsi più di tanto, però
solo laggiù. Ferma, piccolo. Vabbè, perfetto. La C130, va bene, ok, io. Cioè ce ne sono miliardi fuori su quel cazzo di piazzale con gli aerei. Io sono in casa, al coperto. Spariamo a me perché tanto. Culo. Ma grande questa di granata, più hit marker e assist e moriamo male, ma va bene. Ok, tanto riusciamo solo a fare questo. Qualche colpo di genio ogni tanto con le granate, probabilmente sto proprio giocando. Boh, sbaglio qualcosa, un altro hit marker lì, questo lo portiamo via. Alziamo un po' il ritmo qua, qualche kill, qualche hit marker. Beh, ecco. Come non detto, stiamo zitti, io devo portare delle partite con il sottofondo di musica, non devo parlare, così almeno magari mi va bene qualcosa, infatti abbiamo perso. Adesso voglio vedere quanto ha fatto la squadra, perché sono curioso di tutta merda di partite, che come sempre. Adesso vuole fare lo sniper, si mette lì a camperare, logicamente lo sento. Sicuramente imbarazzanti, terzo, no, beh, qualcuno di buono c'è, però ho fatto 5-3 secondi, qualcuno ha fatto peggio di me, avevo poche tacche di connessione. Altra partita, se no diventa troppo corto il video e la scalata non finisce più. Mappa bootleg, una mappa che sul canale non è mai arrivata più di tanto perché non esce sovente, però devo dire la verità, è una mappa che non mi dispiace troppo. Vediamo se siamo un po' più fortunati o se riusciamo a giocarla un pochettino meglio rispetto al Terminal di prima, che vabbè, o alla Moab subita a inizio video. Umiliante. Qua c'è già movimento, occhio. Vaffanculo. Flashbang ho tirato assist, vabbè. Quando vedo comunque il movimento che magari trovo del casino, mi agito, occhio, occhio, c'è questo è mio. E vai. Questo era buono da prendere. Dicevo, mi agito un po' e rischio di fare dei casini con i tasti e faccio delle cappellate. Che è successo qua con i colori? Fa che quanto tanto casino, minchia. Ah, mi sta partendo la presa o della vermiglia per registrare o della play, quella dello scarp, perché se vedete i colori messi male va molto strano. Vabbè, arrivano sempre in 4%. Dicevo, se vedete i colori messi male non è colpa vostra o del vostro schermo, ma ho un problema io che devo riuscire a risolvere alla più veloce. Si evidenziano i rossi e i verdi, mi sembra di giocare con delle scale cromatiche del cazzo, però così. Solo che adesso sono in mezzo alla partita e non riesco a far diversamente. E quindi mi fotto. E riesco a sistemarlo in qualche modo avvicinandomi e toccando il cavetto. Riesco però. Adesso. Ma vaffanculo! Va proprio essere lì quello. Cambiamo classe, passiamo al supporto. Con AK-47, Kalashnikov. Vediamo se magari sassando un po' più forte riusciamo a toglierci qualche soddisfazione, non dico fare partitoni perché ormai o c'è gente più forte e io sono troppo arrugginito. Infatti io ammazzo, ma non li vedo proprio, non riesco proprio a vedere i nemici in giro, non riesco proprio a identificarli. Affanculo, affanculo, mica con la K l'ho sassato proprio da un altro occhio. Kalashnikov di prepotenza, bruciapelo, quelli li abbiamo aperti. Il marker da lontano, c'è una granata, togliamo di qua perché tanto quello là avrà la pistola d'acqua ma potrebbe ammazzarci anche dietro i muri. Infatti chi arriva? Qualcuno da dietro con il suo solito culo vanno a beccare noi quando è pieno di miei amici di fianco. Proseguiamo, andiamo avanti. Non bisogna lamentarsi. Colpi che volano a destra e a sinistra, passo io, mi centrano, va bene. Va bene. Questa classe mi manca un po' di rapidità, mi manca della velocità. Con l'altra classe sono un po' più leggero. Vabbè, questo qua che cazzo sparavo. Cambiamo di nuovo, passiamo di nuovo
all'assalto, che mi sembra di essere un po' più leggero, un po' più pronto nell'estrazione dell'arma. Madonna quanta gente lì! Flashbang dentro, via! Vai, 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 guarda, grande collateral qua, incredibile, tripla serie, andiamo in serie, per la prima volta, forse anche del Road Prestige, siamo in serie di tre con gli approvvigionamenti, quindi meglio dire, attenzione. Oh, vai, 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 grande, non finisce più, Predator, finisce subito perché ci seccano naturalmente, però, intanto col Predator vediamo di seccarne qualcuno. Questo che vuole... Ah, minchia, vuole stare prendendo i miei approvvigionamenti, l'abbiamo seccato, abbiamo fatto anche una doppia kill. Niente, niente male questa... questo scorcio di partita. Infatti ci sono... sono comunque ancora i nostri appro da andare a prendere, che dobbiamo provvedere subito perché vedo che c'è un elicottero insegnato, ci sarà qualcosa di assist, va bene, qualcosa di pesante qua dentro. Ci spara, ci sarà qualcuno, ma vaffanculo, sto prendendo gli approvvigionamenti, bastardi. Lasciatemeli prendere. Ci deve essere un mitragliamento o il payload. E infatti, grande, payload negli approvvigionamenti, lo lanciamo subito, sperando che ci dia una mano. Buona, la partita l'abbiamo ribaltata. Partita male, ma direi che sta proseguendo bene, quasi finendo nel modo giusto. Infatti, parla mi ammazza. Devo stare zitto. Vabbè, pezzo frenetico, direi che 200, Paglo si sta facendo sentire. Pezzo frenetico, direi, è andato molto bene, per la prima volta sul canale che ho portato un collateral, un colpo solo, due morti. Che cazzo vuoi fare? Questo amico comunque mi ha tirato giù il Paglo, bastardi maledetti. Ho anche preso un IMS che mi ha fatto saltare in aria. Balordi. L'ho seccato, ma mi ha tirato giù l'elicottero. Quello, questo me la pagherà. Granata lì sotto. Spostiamoci di là. Comunque dicevo, prima volta sul canale della serie su COD, un collateral, mai venuto fuori. Neanche fatto apposta, però bella la tattica di Flashbang in quel sottopassaggio, poi entrando di prepotenza. Mi è piaciuto, ogni tanto mi stupisco di me stesso. Molto bene. In un po' di serie siamo andati con gli approvvigionamenti a un Predator che ci ha dato un po' una mano. Non siamo riusciti a finire la... Hitmarker. Ma come cazzo faccio a fare l'hitmarker con le granate? Ma che cazzo hanno tutti gli scudi blindati? Porca troia. Che palle. E di là. Guardate, solo hitmarker. Lancia le granate e fanno solo hitmarker. Andiamo arma perché sto finendo i colpi. Assist, e poi ci seccano perché quello lì che cantava dietro la macchinetta delle bibite. Comunque, beh, serie che non riusciremo a finire mai più, perché è una serie di uccisioni, intendo, perché o poi mi sembra il payload o qualcosa di pesante. Vieni qua, stronzo maledetto. Andiamo arma e vai anche con la kill cam qua, attenzione, intanto vittoria, 7500 punti. Non penso che sia mia, perché ha sparato qualcuno per primo, però intanto è una vittoria, infatti, da un'altra parte, va bene. Qualcosa si muove su MV3, ragazzi, va bene così. Il video finisce qua, come sempre guardatevi le statistiche, like al video, come sempre, condividete, commentate e iscrivetevi. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi! For the same that were trusted.